Bitoncevic, le chiedo veramente scusa, oggi siamo in tanti, ma è tante notizie che arrivano. Lei è stato peraltro sindaco della mia amatissima Padova, e le chiedo, da sindaco, lo capisce De Magistris e la sua, come dire, la sua impostazione anche di come sta in questo momento affrontando questa tragedia? Che farebbe lei al posto di De Magistris con quel signore? Io capisco la preoccupazione di De Magistris, ma di tutti gli 8.000 sindaci d'Italia che sono stati lasciati soli in questi mesi, diciamolo francamente. Quindi massima solidarietà a tutti quanti i sindaci, perché poi alla fine il sindaco, io che l'ho fatto in due comuni, alla fine lo scaricabarile arriva sempre al sindaco, e quindi capisco la sua preoccupazione. Perché? Perché in definitiva, guardate, l'altro giorno c'è stata il forum dei consulenti del lavoro, hanno fatto uno studio tra i 5.000 consulenti e ne è uscito che è previsto per il 2021 ben 1.000.000 in più di disoccupati. Allora capite che quando c'è una situazione del genere, quando c'è un aumento così importante della disoccupazione, quando gli aiuti sono arrivati ma non a tutti, perché diciamolo francamente, adesso i commercianti, i baristi, i ristoratori e le altre attività, che tra l'altro diciamolo chiaramente a chi ci ascolta, avevano fatto degli investimenti per poter garantire il distanziamento sociale, ciò che era previsto nei decreti precedenti. Adesso si trovano ad avere magari un piccolo aiuto economico, perché saranno 600 euro, saranno 1.000 euro, comunque la cifra non sarà una cifra importante, e devono continuare a pagare gli affitti, pagare le bollette. Il governo ha voluto inserire, noi abbiamo detto, è sbagliato il credito d'imposta sugli affitti, perché chi conosce bene e sa che i crediti d'imposta si scontano il prossimo anno con la dichiarazione dei redditi del prossimo anno, non di quest'anno, non poteva essere un aiuto immediato e subitaneo. Qui ci vogliono aiuti diretti. Vedremo poi se a novembre arriveranno questi bonifici diretti, come hanno detto, come ha detto Gualtieri. Però scusate, non possiamo alludere alla grande domanda a quel signore che ha parlato prima, come si chiama, Ludovica, che dice io rimango aperto e non pago più le tasse. Esatto. Cosa gli diciamo? Fai bene, fai male, ti facciamo una multa, ti arrestiamo, cioè, ti capiamo, che ti facciamo dice? Andare avanti. No, gli è diciamo, se posso questo. Replicare. Sì, dopo Parenzo, la pubblicità però, Bitonci. Gli diciamo che gli italiani hanno versato 30 miliardi di tasse quest'anno, 30 miliardi di tasse, altro che sospensione dei pagamenti. Quindi gli italiani hanno versato le tasse quest'anno nonostante la grave crisi economica. Dobbiamo mandare la pubblicità, Bitonci, quella è fondamentale, assolutamente, anche per continuare ad andare in onda. Tra poco, rimanga lì però, che la vedo bel paciarotto lì a Padova, ottimo, quel muro bianco, stupendo, tra poco. Se no mi devo vendere i cuscini.